Buongiorno e buon caffè. Mi è capitata sta cosa strana di sapere qualcosa relativamente a due persone che avrei incontrato in una riunione di lì a poco e di essermi fatto tutto uno schema mentale per incastrare quello che sarebbe successo dopo. E quando capita così, quando ti fai una gabbia mentale, succede che poi qualunque cosa capiti la incastri dentro quella gabbia. Per cui ogni gesto, ogni azione, ogni parola, addirittura ogni sguardo, per me avevano un significato chiaro e preciso. Andavano cioè a confermare quello schema mentale che mi ero fatto a proposito di queste persone. Questa roba non si fa. È una profonda mancanza di rispetto innanzitutto, una mancanza della scoperta di quello che è la realtà. Perché comunque fosse, anche se quello schema che mi ero fatto era reale, concreto, anche ammettendo questo, quello schema non deve distogliermi dall'attenzione per la persona. Non deve diventare un'armatura con la quale io mi difendo. Non deve soprattutto diventare uno schema rigido con il quale intrappolare le persone, togliere la loro dignità. E quando mi sono soffermato a pensare a questo, mi sono reso conto che è un guaio che mi capita spesso. È un guaio che finisce per ledere la dignità e la libertà degli altri e la mia capacità veramente di agire, di volere bene anche a queste persone. Che cosa ne dite? Buongiorno e buon caffè.